Tutte le amiche di Vivi Casa Giove, siamo in questa splendida cornice che è la caserma De Martino, che è stato luogo di arte estate, con due grandi. Grazie al fratello Peppe. Allora, iniziamo da Gennaro con una domanda. Gennaro, maestro d'arte, quindi artista, voglio vedere il Gennaro Ottone. Allora, Gennaro, come mai il titolo di questo spettacolo che voi avete portato qui ad arte estate? Mio cugino Roberto è nato per caso, ma è nato a casa nostra, perché questo gioco di parole è nato grazie soprattutto a Massimo Merz, che è nostro fratello, che non è amante del, diciamo, di essere molto, stare in presente, cioè non vuole mettersi molto, le telecamere, lui ci dà un po', cioè, soggezione. Però ha un'ottima penna, cioè lui scrive molto bene. E lui ha iniziato a scrivere così questo testo, poi lo visionavamo insieme io e Peppe. Poi durante le prove ci furono anche molti suggerimenti degli altri attori, Clementina Gesù Maria, Stefania Pris, Peppe Bengivento, sì. E niente, così è andato per caso, perché poi alla fine è un po' autobiografica la storia, però è molto divertente, si parla del temi molto importanti del periodo, diciamo, attuale, molto attuale, la disoccupazione, l'omosessualità e poi qualche altra cosa. No, ci ha portato fortuna, perché comunque sì. Tramite questo spettacolo abbiamo partecipato alla rassegna che fanno a Piana di Monteverde, sì. E abbiamo la ricevuto il premio Regina. Prima, sì, e premio come miglior attore, miglior attrice non protagonista. E secondo è stata una bella soddisfazione per voi, ma soprattutto per Massimo, che comunque ha scritto questo spettacolo. Quindi Peppe, premio regia, una domanda per te. L'emozione che si prova ad avere un premio? Ah, io sono Massimo è l'ancestrale, diciamo. Sì. Io non sono ancestrale, ma sono una mutazione di Massimo. A me non piace tanto pure questo lato dei premi, a me piace stare sul palco, per il piacere di divertirmi, per stare con gli amici, perché poi alla fine con voi facciamo sempre modo molto amatoriale, più amatoriale, cioè, che è la professionista. E ditemi una cosa tutti e due, la passione per il teatro quando è nata? La passione del teatro è nata molti anni fa, io ce l'avevo 12 anni, e lui è presso me, è venuto, perché... Dal tavolo di cucina di casa nostra, sì. Perché io ricordo già da bambini che lui c'ha 2 anni di differenza, più grande, anche se non sento, tra i due fratelli. E c'abbiamo delle foto quando eravamo piccoli, che già stavamo sul tavolo con il microfono che era il cucchiaio di ferro, e si cantava, si recitava qualche barzelletto. Poi in parrocchia, diciamo. È andato grande, è iniziato nella parrocchia tutto quanto. Perché prima eravate Sprint, sì, poi... prima si chiamava Gruppo Sprint, perché esisteva il piccolo club, penso pure da te, forse a Casagiove esisteva un ACR. Poi si faceva il passaggio dal piccolo club, si passava al Gruppo Sprint, e nel Gruppo Sprint noi avevamo la fortuna di avere come responsabile Enzo Baronzo. E da lì è nata... E lui aveva questa passione per il teatro. E l'ha trasmessa. E l'ha trasmessa con. Chi c'era prima di Enzo Barone era Michele Santò. Michelino Santò. Sì. L'ex presidente della Prologo. Sì. E lui era quello che praticamente dava l'input a tutta casa, cioè a tutti noi, nel provare a cimentarci e fare questi articoli. Diciamo, ad iniziare questa avventura. Sì. Ragazzi, un'ultima domanda a tutti e due. I vostri prossimi impegni associativi, perché siete membri di Principiotti, e qualche spettacolo teatrale che avete in cantiere per il futuro? Allora, noi... Iniziamo da Peppe questa volta. Ah, no, parlate poco. E dopo parlate a Peppe. Lui è il presidente dell'associazione. Sì. E lui è il vicepresidente. Che poi lo facciamo fuori sicuramente. E io sono il vicepresidente. Abbiamo... Vorremmo cambiare quello, perché noi comunque abbiamo un'associazione che non si occupa solo di teatro, vogliamo fare un pochettino a 360 gradi tutto quanto. Stiamo realizzando un progetto, un progetto canoro, ma lo diciamo, no, non si va, ce lo copiano, capito?
lo teniamo nel cassetto. Diciamo, qua a casa Gio ci stanno delle persone, dei personaggi che a fine te lo fanno sì, qui. Sì, no, sì. Non per qualcosa, scherzato. È un progetto canoro di cartone, quindi vogliamo fare con degli artisti locali che suonano, vogliamo cercare di realizzare questo progetto canoro, che è una cosa simpatica. Però non resterà fine a se stesso, perché poi poi affiancherà, oltre a questo progetto canoro, ci saranno altri tipi di progetti. Delle mostre proprio delle cose che avete in cantina inerenti proprio al tema dei cartoni degli anni 80. Bellissimo. E poi abbiamo altri progetti. Massimo sta scrivendo qualche altro progetto con me, purtroppo. A Natale penso che usciremo qualche altro spettacolo, qualche altro unico. Gennaro, ultimissimo, che ti ha lasciato Artestate? Soldi ancora no. Però Artestate quest'anno è stata una bellissima esperienza, perché io ho collaborato insieme ad Enzo Varone alla stesura un po' del programma, perché non c'è stato un direttore artistico. Spero che nei prossimi anni si deciderà di mettere un direttore artistico. Però abbiamo collaborato con molto entusiasmo alla stesura del cartellone. Io ho organizzato la mostra che abbiamo parlato l'altra volta. Esatto. E poi niente, poi io sono stato qua tutte le serate, è stata una bellissima esperienza, molto costruttiva. Io l'unica cosa che posso dire, se mi permetti, in due parole, io penso che la cultura a Casa Giove non va abbandonata assolutamente. La cultura è un elemento cardine per la crescita un po' delle persone. Se vogliamo fare un gioco di parole, anche il principio attivo della crescita delle persone per affrontare la vita. Quindi penso che dobbiamo incentivare un po' le istituzioni, il comune e gli enti a dare un po' di più, a dare un po' ma soprattutto, scusami, a far capire il vero significato di cultura. Sì, che è vista proprio a 360 gradi. Quindi non fare tantissime iniziative fatte anche male, ma farne poche fatte bene, però che hanno un senso, una qualità. È una cosa, sai che cosa? Che si pensa molte volte che dare spazio alla cultura può essere significare togliere qualcosa a qualche altro assessorato. Secondo me non è così, in realtà loro devono capire che la cultura è un mezzo di crescita. Ogni assessorato deve camminare a sé su una propria strada. Come ci deve stare la cultura, ci deve stare il sociale, ci deve stare l'urbanistica, sì, però sì. Devono camminare, devono realizzare, cioè gli assessori devono fare. Io vi ringrazio e facciamo un saluto ai lettori e alle lettrici di Vivi Casa Giove. Peppe. Saluto gli elettori e lettori. E le lettrici di Vivi Casa Giove. Le lettrici di Vivi Casa Giove, che è un'associazione che io stimo veramente. Gennaro? Io ringrazio Vivi Casa Giove che quest'anno ha fatto un ottimissimo lavoro sia per Artestate ma per quello che fa proprio la città di Casa Giove. Spero che vadano avanti, che vengano anche loro incentivati di più e aiutati, perché è importante. E poi volevo solamente salutare qualche ragazzo dell'associazione, a Peppe Bencivenga, a Carolina, a Massimo Caiazza, Stefania Pisco e Clementina Gesù Maria, che non sono di Casa Giove però stanno molto vicino a questa nostra terra. Io ringrazio Gennaro e Peppe Caiazza, mi unisco ai saluti e saluto i lettori e le lettrici di Casa Giove. Ciao. Ciao.